dopo ben 41 anni, ha ammesso. Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, arrestato a gennaio in Bolivia dopo 41 anni appunto di latitanza, ha raccontato per la prima volta di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato al PM di Milano Alberto Nobili. Battisti ha detto ai magistrati: è stata una guerra giusta, ma ora chiedo scusa alle vittime. Il 6 giugno 1978 il maresciallo Antonio Santoro viene assassinato ad Udine. A sparare sono Battisti e una complice. Nel 1979 arrivano gli altri 3 omicidi. Il 16 febbraio, nel giro di poche ore, vengono uccisi a Milano il gioielliere Pierluigi Torregiani e a Mestre il proprietario di una macelleria, Lino Sabadin. Entrambe queste due vittime in precedenza avevano sparato e ucciso un rapinatore. Per il delitto di Torregiani, Cesare Battisti è stato condannato in quanto mandante e ideatore. Per l'omicidio Sabadine, invece, Battisti è stato accusato di aver fornito copertura armata. Il 19 aprile 1979, Andrea Campagna, agente della Digos milanese, viene ucciso con 5 colpi di pistola. Di questo delitto, Battisti viene accusato di essere stato l'esecutore materiale. Ho sempre mentito su questi delitti, per avere l'appoggio dell'estrema sinistra in Francia, in Messico e in Brasile, ha dichiarato l'ex terrorista.